Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui discuteremo della differenza tra la densità e la concentrazione massa su volume. La densità di un certo materiale viene espressa come la massa, una massa su un volume, ma anche la concentrazione massa su volume viene definita come la massa su un volume. Parrebbero quindi essere uguali la densità e la concentrazione massa su volume, ma in realtà sono due concetti completamente diversi. Faccio notare che nella densità massa su volume avrà un'unità di misura del tipo unità di misura di una massa fratto l'unità di misura di un volume, quindi ad esempio grammi su millilitro, ma anche nel caso della concentrazione massa su volume ci potrebbe essere esattamente la stessa unità di misura. Qual è la differenza? La differenza risiede, nel fatto che nella densità la massa e il volume fanno riferimento alla stessa cosa, mentre nella concentrazione massa su volume, massa e volume fanno riferimento a cose diverse. Infatti, nella concentrazione massa su volume, la massa è quella del soluto e il volume è quello della soluzione. Ecco qua. Mentre nella densità potremmo, ad esempio, voler calcolare la densità di una certa soluzione. In questo caso è la massa della soluzione sul volume della medesima soluzione. Potremmo però anche calcolare la densità di un soluto, in questo caso la massa del soluto sul volume del soluto, oppure in generale la densità di un solvente, ovvero la massa del solvente sul volume del solvente. Insomma, nella densità la massa e il volume fanno riferimento a quel medesimo campione, nella concentrazione massa su volume invece no. Ricordo che nella concentrazione massa su volume qui ci deve per forza essere la massa del soluto e qui per forza il volume della soluzione. Qui invece sono libero di scegliere a chi fare riferimento, la massa di un certo campione sul volume di quel certo campione. Concludiamo dicendo che la densità e la concentrazione massa su volume sono due cose, due concetti molto diversi tra di loro. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima!